Forse non ci crederete, ma addirittura 723.000 minorenni residenti in Italia sono in assoluta povertà, 1.822.000 in povertà relativa. Sono bambini sull'orlo di un baratro, bimbi che a volte nascono già poveri, già fragili, già condannati. 7 su 10 hanno genitori, ma per metà sono figli di italiane sole. Poi ci sono gli altri, quei 2 su 10 che vivono in affanno. Più della metà sono meridionali. 75.000 in più rispetto a 2 anni fa, un indice di povertà del 13% contro il 3% dei paesi scandinavi. Insomma, l'Italia in questo campo sulla povertà minorile è in coda alle classifiche europee. Cosa vuol dire povertà assoluta? Vuol dire disporre solo di vestiti usati. Significa privarsi di ciò che è indispensabile per crescere, e cioè 3 pasti, una porzione di proteine e di frutta fresca al giorno. Significa libri, svaghi, spazi decorosi. Secondo un sondaggio di Telefono Azzurro, il 28% dei bambini e la metà degli adolescenti raccontano delle pene di mamma e papà per arrivare a fine mese. Di quanto precocemente siano entrati in contatto con un sentimento strano e brutto, l'ansia. Di come abbiano dovuto rinunciare alle vacanze, alle ricariche del telefonino, alla paghetta che invece i loro amici hanno. E come sempre succede, le povertà finiscono per contenere altre povertà, come in un gioco di scatole cinesi. Quella più grave è l'istruzione. Frequenze irregolari, ripetenze, ritardi, interruzioni determinano quasi sempre l'abbandono del percorso formativo di un ragazzo. Che brutto paese che siamo diventati. Io non mi ci riconosco più. Buonanotte.